Ciao ragazze e ciao ragazze, allora ho letto un pochettino i vostri commenti e ho visto che vi interessava un video sui preferiti dell'ultimo periodo, dato che comunque manco qui su YouTube da un bel po', ho provato diversi prodotti e quindi ho detto va bene, gli giro i preferiti del momento o perlomeno quei prodotti che ho provato tantissimo e che mi sento di consigliarvi. Allora, inizio subito con i prodotti make-up perché vi ho inserito anche dei prodotti per quanto riguarda la skincare che vi consiglio perché ho avuto modo di provarli per diverso tempo e sono davvero molto molto validi. Allora, per quanto riguarda il trucco, vi ho parlato anche su Instagram di questo fondo qui di Rimmel che io adoro ed è il Lasting Finish 25 ore, è quello lì che porta questo applicatore con la spugnettina. Allora, è un fondo molto molto leggero sul viso, l'applicatore è comodissimo, io lo stendo comunque con un pennello, è molto molto liquido, ha un odore davvero buonissimo e dura davvero tanto. Mi sento di consigliarvelo perché l'ho provato per diversi mesi e mi ci trovo davvero benissimo. È un fondo che lascia il viso davvero luminoso, è abbastanza coprente. Si può stratificare, quindi se volete una maggiore coprenza di questo fondotinta qua, basta fare un'altra passata, non vi fa l'effetto mascherone e davvero mi ci sto trovando benissimo. È uno tra i miei fondi preferiti e vi dico la verità, sicuramente lo ricomprerò perché mi ci trovo da Dio e l'ho acquistato perché ho visto che Clio lo ha recensito benissimo e quindi ho voluto provarlo. Tra l'altro l'ho preso quando c'era la promo a questo abbone e l'ho pagato, pensate, soltanto 9,90 euro, quindi non potevo lasciarlo lì. Quindi straconsigliato. Il mio è nella colorazione 200 soft beige. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, vi faccio vedere uno dei mascara top, secondo me. Per chi mi segue su Instagram, penso che ve ne ho parlato fino allo sfinimento, ed è il Lash Infinity di Mesauda. Vi faccio vedere lo scovolino. È fatto in questo modo e all'interno ha tutte delle microfibre che vanno ad aderire alle vostre ciglia e ve le allungano, che è un qualcosa di favoloso. È uno dei miei mascara top in assoluto, lo utilizzo spessissimo, soprattutto quando non voglio mettere le ciglia finte, dato che comunque ho delle ciglia abbastanza sfigate, utilizzo lui perché sono certa che mi dà un effetto voluto. Quindi stra mega consigliato. Un altro prodotto sempre di Mesauda per quanto riguarda il make-up che mi ha fatto rivalutare per quanto riguarda le sopracciglia, le matite, sono queste due qui di Mesauda. Vi dico che io come matita sopracciglia ho anche qualcosa di una di Make Up Forever che non utilizzo perché non mi dura, cioè si squaglia, non mi piace come si stende e quindi ce l'ho buttata nel cassetto così, però loro vi devo dire mi piacciono davvero tanto. Allora, per un effetto più fake, come può essere ad esempio, io amo rimarcarle moltissimo, in questo caso ho utilizzato il gel di MAC, il Fluidline Brow Gel, però lo stesso effetto, se lavorata bene, ve lo dà questa matita. Ed è la Perfect Brow, la numero 104, che è perfetta per le mie sopracciglia. Ve la faccio vedere. Eccola qui. All'interno non contiene cera, quindi quando voi la andate a utilizzare, non vi va ad appiccicare le ciglia e fa quell'effetto grumoso. Quindi è molto molto facile da lavorare, non appiccica le ciglia. Il colore è perfetto per le mie sopracciglia, quindi la adoro. Mentre quando voglio un effetto un po' più naturale e la utilizzo soprattutto quando vado di fretta, è questa qui. La Forever Brow di Mesauda. Questa qui è una matita automatica per le sopracciglia.
e ha una mina davvero sottilissima, quindi la potete utilizzare anche come matita da precisione prima del brow gel. Vi faccio vedere. Vedete, il tratto è davvero super super sottile. Anche questa, se utilizzata, diciamo, su tutte le sopracciglia, non ve le va a impiastricciare, ha un effetto davvero molto molto bello e naturale. Va a riempire bene le sopracciglia. Mi ci sto trovando davvero da Dio con questi due prodotti e, se non erro, non costano neanche tantissimo. Ma per chi mi segue su Instagram, ve ne ho parlato fino allo sfinimento di queste matite qui. Quindi top in assoluto, anche perché le sto utilizzando davvero tanto. Poi un altro prodotto make-up che mi sento di straconsigliarvi è questo illuminante di NYX Professional Makeup ed è il Dose of Dew. Allora, secondo me è sottovalutato come prodotto. Io lo adoro, dà un effetto bagnato. Vedete, è finito. Questo mi è rimasto purtroppo. Dà un effetto bagnato al viso davvero favoloso. Spero che si veda, ecco qua. Vedete che bell'effetto. Ovviamente non l'ho sfumato, però vi assicuro che sul viso ha un effetto davvero bellissimo, dà un effetto alla pelle molto molto fresca, ma allo stesso tempo glow, e l'ho utilizzato davvero tanto, anche perché essendo un prodotto in crema è molto molto veloce da lavorare, si applica velocissimamente e boom, in 2 minuti siete già pronte per scendere e ovviamente vi dà questo effetto glow, anche se qui ho utilizzato sempre un illuminante in crema di NYX Professional Makeup. Ve ne parlerò perché è uno dei miei prodotti preferiti tra gli illuminanti in crema, come questo del resto. E poi, sempre in tema glow, non posso che non consigliarvi la Strobe Cream di MAC Cosmetics. Questa qui è nella colorazione Gold Light, perché questa qui viene prodotta in diverse colorazioni. Io ho scelto la Gold. È un prodotto, secondo me, a mio avviso, multiuso, perché io la utilizzo sia come crema idratante per il viso, da mettere la mattina se non avete voglia di truccarvi e però volete un aspetto luminoso, volete dare alla pelle un aspetto luminoso, io la utilizzo e la stra adoro. Oppure come primer viso, sempre per donare alla pelle un effetto glow, vedete, eccola qui. E anche se è andata ad utilizzare un fondotinta molto molto coprente oppure effetto matte, vi dà alla pelle un effetto davvero bellissimo, proprio fa l'effetto strobe, super super illuminante, ha un odore, raga, top, e ve la straconsiglio. Io l'ho amata, l'ho acquistata perché avevo sempre la curiosità di provarla, perché a scuola il nostro sponsor a scuola era MAC Cosmetics, quindi noi abbiamo fatto il corso di trucco con i loro prodotti e quindi sono venuti anche i rappresentanti di MAC Cosmetics. Nel mio caso è venuto Stefano Comelli come makeup artist insieme a Josué Bifulco. Io ho fatto la modella per lo strobing, lezione strobing, e lui aveva utilizzato questa crema e da allora ce l'ho qui e ho detto no, vabbè, la comprerò perché dà un effetto veramente molto molto glow al viso, non appesantisce e veramente molto molto bella. Vi ripeto, io la utilizzo anche come crema idratante perché la mattina se non ho voglia di truccarmi metto su lei e comunque mi dà un bell'aspetto alla pelle. E poi passiamo ai prodotti di The Ordinary. Allora, devo esservi sincera, questi prodotti qui li sto provando da una settimana, però per il prezzo che ha io mi sento di consigliarvelo ed è il primer di The Ordinary, un primer per il viso per quanto riguarda il make-up. Ha un prezzo, ragazzi, davvero irrisorio di soli 4,90 euro, che come vi ho detto anche su Instagram è impossibile trovarlo in un negozio low cost in Italia, un primer di questa qualità a questo prezzo. Se lo trovate, vi rifilano le cose vecchie delle collezioni in edizione limitate, però secondo me non ha la qualità di questo prodotto.
e ha 30 ml di prodotto. È un prodotto che, come tutti i prodotti di The Ordinary, non hanno profumazioni e sono prodotti creati in laboratorio e quindi ha una consistenza, ve lo faccio vedere. Allora, è tipo un gel ed è all'aspetto una pelle, ha un effetto liftante sulla pelle e crea una superficie super super liscia, super super levigata. L'ho utilizzato anche per questo trucco e penso che si vede. Cioè, tralasciando che fortunatamente per me non ho grandissime imperfezioni, però vedete che belle, fa un effetto davvero photoshoppato alla pelle. E vi ripeto, per 4,90 euro io ve lo straconsiglio. Io personalmente l'ho acquistato sul sito ufficiale dell'azienda, ovvero Decem. Non vi preoccupate, non incappate in dogane o altre robe di questo tipo perché spediscono dall'Inghilterra. E se non superate una spesa minima di 25 euro, la spedizione è addirittura gratuita. Non vi consiglio di acquistarlo su Amazon o su qualche altro sito non ufficiale perché ho visto che su Amazon, ad esempio, la stessa crema idratante che ho acquistato io sa 20 euro e io l'ho pagata 6,90 euro, quindi consiglio sempre il sito ufficiale. Ovviamente vi lascio tutto giù nell'info box dei siti o alcune informazioni utili, quindi non vi preoccupate. E poi, per ultimo, ma non per importanza, per quanto riguarda la skincare, mi sento di consigliarvi tantissimo questa maschera idratante di Nuxe. E ovviamente l'ho acquistata perché Clio, che seguo più assiduamente perché ha una bambina ragazza e io l'adoro a Grace, cioè è stupenda, la riempirei di baci e quindi la sto seguendo più assiduamente. Ho visto che per Clio questa è una delle migliori maschere idratanti in commercio e quindi l'ho voluta acquistare anche perché non ha un prezzo eccessivo e ha un odore fantasmagorico. Io l'ho utilizzata sia come maschera ed è top, e sia come maschera notte da applicare uno strato sottile sulla pelle. In pratica, il giorno dopo vi svegliate con una pelle mega galattica, morbidissima, super super liscia e già tutto il prodotto assorbito, veramente favolosa. Io l'ho presa in farmacia e con lo sconto l'ho pagata intorno ai 18 euro, però ne basta davvero pochissimo. Si può fare 2 volte a settimana da tenere in posa per quanto riguarda la maschera, diciamo, classica idratante in 10 minuti, quindi consigliatissima. E ultimi prodottini che vi ho parlato già sempre su Instagram, ma non potevo non citarvi. Qui su YouTube è questo set di BioJ per le labbra che ho acquistato da OVS alla modica cifra di 9,90 euro e contiene lip mask, lip scrub e lip balm. Sono dei prodotti biologici, quindi molto molto delicati e li sto adorando, in particolare la maschera che va tenuta su per una decina di minuti. Una volta che l'andate a rimuovere con dell'acqua calda, avete delle labbra super super mega morbide. Se fate insieme tutti e tre gli step, è qualcosa di favoloso e va fatto prima lo scrub, poi la maschera e poi si va ad utilizzare il lip balm. E vi assicuro, ragazze, avete delle labbra spettacolari. Io ieri l'ho fatta perché mi si sono seccati i lati delle labbra. Non volevo mettere la tinta, però. Cioè, le tinte labbra oramai sono diventate uno dei miei prodotti preferiti, le metto sempre, quindi pazienza. Stasera rifarò comunque la maschera, anche se ieri già mi ha dato sollievo, ed è questa qui. Oddio, eccola qua. E ha una consistenza tipo crema, va applicata un abbondante strato, dovete aspettare una decina di minuti e top, veramente. Vorrei provare anche i prodotti viso di questa marca perché ne ho sentito parlare benissimo. E niente, ragazze, questo.
e quanto. Questi sono i miei preferiti dell'ultimo periodo. Sono prodotti che sto provando da un bel po' di tempo, quindi con il cuore ve li consiglio perché mi ci sono trovata davvero molto molto bene. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Non so cosa registrerò, ma qualcosa farò. E grazie davvero di tutto. Ho letto tutti i vostri commenti. Grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato, non me l'aspettavo proprio. E niente, spero di tornare presto su YouTube con qualche altro video interessante. Vi mando un forte bacio e al prossimo video. Ciao ragazze!